mondo dell'industria e delle imprese guarda gli Stati Uniti e inizia a fare rete con i produttori cinematografici. Diminuiscono gli incidenti legati all'uso del gas, ma gli esperti spengono gli entusiasmi e sollecitano interventi. Rispettano l'ambiente, migliorano la qualità della vita e fanno risparmiare. Sono le tecnologie trenchless. Sbarca in Italia l'entertainment marketing, il modello di business che negli Stati Uniti ha già una tradizione consolidata e vede il mondo dell'industria e delle imprese fare rete insieme ai produttori cinematografici nella realizzazione di un film. A tracciare questa strada in Italia è Il ricco, il povero e il maggiordomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che sarà sul grande schermo a Natale. Questo modello di business ha due tratti molto particolari, innovativi. Uno è che vede i partner coinvolti in maniera attiva nel film, principalmente nel lancio del film. I partner sono presenti nel backstage del film. Uno dei nostri partner ha aiutato a allestire il set attraverso i suoi arredi. L'altro partner, Carrefour, supporta il backstage del film fornendo frutti, succhi, prodotti, cibo. L'entertainment marketing va oltre il semplice product placement, ovvero l'inserimento in alcune scene del film di prodotti a marchio riconoscibile, perché i partner commerciali hanno un ruolo attivo in tutte le fasi della realizzazione della pellicola, in particolare nella campagna promozionale che parte all'avvio delle riprese e alla quale contribuiscono anche con iniziative parallele. Ci saranno delle campagne a supporto soprattutto digital, quindi non di comunicazione classica, televisiva o stampa. Noi crediamo che la forza di un media come i nostri punti vendita, che sono sparsi in tutta Italia, di un media come il territorio e la vicinanza alle persone che questo può determinare, sia veramente innovativa per dare visibilità giusta ai nostri prodotti, a marchio Carrefour, ma anche al nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il risultato è una situazione di win-win per i partner, che avranno la possibilità di sfruttare l'esposizione mediatica dei protagonisti del film, per il film, che esce al culmine di una campagna promozionale attiva da mesi su più fronti, e per i produttori, perché gli investimenti dei partner andranno a moltiplicare il budget. Questo film ha un budget di circa 3 milioni a supporto del suo lancio, e soltanto Chateau d'Ax investirà 2 milioni in comunicazione, e Carrefour metterà a disposizione quasi 1500 punti vendita che saranno completamente allestiti con la comunicazione del film. E quindi capiamo che il budget di lancio del film viene più che raddoppiato. Nel 2013 in Italia gli incidenti legati all'uso del gas sono calati da 177 a 159 casi. Lo rileva il Comitato Italiano Gas, secondo cui i numeri seguono il calo dei consumi, in ribasso del 27% rispetto al 2006, ed evidenziano l'urgenza di misure per il rilancio del settore. Non possiamo alzare una bandiera vittoriosa, perché non sappiamo se questo trend di discesa rimarrà stabile negli anni futuri. Possiamo solo dire che c'è stata una diminuzione dei consumi, perché siamo in crisi economica, quindi la gente tende ad accendere meno gli impianti, e questo è probabile che sia legato anche a una diminuzione degli incidenti. Ciò che non cambia negli anni sono le cause all'origine degli incidenti, dovute alla carenza di interventi di manutenzione, ma anche alla situazione di arretratezza normativa rispetto agli altri paesi europei. Noi siamo l'unico paese che ancora si attesta su un'abilitazione che è rilasciata per possesso di titoli e non prevede una qualificazione. Questo non va bene e mette in difficoltà i nostri operatori sui mercati europei. Quindi la necessità è che si qualifichino per mettersela alla pari, perché lo dico chiaramente, se continua così tra 10 anni in Italia opereranno solo operatori, postcontatori, preferiamo chiamarli così, stranieri. In questo senso, all'ultimo forum Unicig di Milano è stato annunciato l'arrivo di alcune novità in vista dell'istituzione di un sistema nazionale di certificazione per gli operatori postcontatore. Un passo verso l'allineamento agli altri paesi europei, anche se per gli operatori serve un impegno anche da parte del governo. Si deve impegnare e quindi si spera che le dichiarazioni che ultimamente stiamo registrando in termini di spinta al cambiamento si rivelino poi in fatti concreti. Tecnologie che rispettano l'ambiente, migliorano la qualità della vita e fanno risparmiare. Si chiamano trenchless e sono le nuove tecniche per la messa in opera o il risanamento e la sostituzione delle infrastrutture legate ad acqua, telecomunicazioni, energia e fognature. È una tecnologia che riduce sensibilmente gli incidenti sui cantieri,
riduce gli impatti ambientali del 70% rispetto a uno scavo tradizionale e riduce anche i consumi energetici sempre rispetto a uno scavo tradizionale, avendo macchinari più compatti, minori, in minor numero, e parliamo quindi di una riduzione dei consumi energetici intorno al 50-60%. I tradizionali scavi a cielo aperto vengono sostituiti da mini trincee intelligenti che minimizzano l'impatto ambientale e aumentano la sicurezza dei lavoratori. Un ulteriore passo verso le smart cities, che avranno presto regole certe nella nuova prassi di riferimento UNI. Le smart cities sono una grande opportunità e per la normazione la possibilità di andare a codificare quelli che sono degli elementi fondamentali per le smart cities, ovvero gli aspetti di governance e gli aspetti anche legati alle prestazioni dei servizi per i cittadini. Noi stiamo operando in modo intenso negli ultimi anni su questi due temi. Su innovazione e tecnologie punta anche la Regione Lombardia, che per le Smart Cities ha predisposto un ingente piano di investimenti. Noi mettiamo a bilancio quest'anno 100 milioni di euro per i sistemi Smart City su due linee, per esempio sull'efficienza energetica e poi sui pali intelligenti. Noi pensiamo che la rete dell'illuminazione pubblica possa diventare un driver su cui far viaggiare più cose, dal wifi alla banda larga. La Casa del Futuro parla italiano e partecipa al Solar Decathlon, il più bel mare d'Italia, Castiglione della Pescaia. Con i fiori la biodiversità si riscopre anche a tavola. Si chiama Rome for Density ed è l'unico progetto italiano, firmato Università Roma 3, a partecipare alle Olimpiadi dell'Architettura Green, il Solar Decathlon Europe 2014. Obiettivo: progettare abitazioni sostenibili per le città del futuro. Noi abbiamo ideato Rome, coscritto con l'H e mezzo, quindi A Home for Rome, che è l'idea di una casa per Roma che diventa un edificio pluripiano di 4-5 piani di social housing aperto a tutti, affordable, cioè accessibile economicamente a tutti. Sostenibile e integrata nel territorio, la casa del team italiano, con il sostegno di Daikin Italy, è soprattutto efficiente e pensata per la nuova società italiana. Il taglio della famiglia non è più quello della famiglia tipica italiana del passato, ma è un taglio di piccoli alloggi, per cui noi lavoriamo su alloggi molto piccoli e anche trasformabili. Una casa che produce più energia di quella che consuma. Nei fatti non produce tanta energia, ma ne consuma pochissima. Il progetto però non si ferma all'abitazione, ma punta a realizzare anche un nuovo modello di quartiere. È un quartiere i cui abitanti sono dotati di un accesso a tutti i servizi attraverso una smart card, per cui con quella accedono alla casa, con quella accedono al car sharing, al bike sharing, ma accedono anche a luoghi di lavoro che sono adatti un po' alle tipologie di questi utenti, quindi co-working, fab lab, in cui per esempio possono ritrovare vita vecchi oggetti che normalmente sarebbero buttati. E in questi luoghi si possono riattivare orti urbani, per cui gli abitanti stessi del quartiere potrebbero coltivare quello che poi mangeranno, gli avanzi di questi cibi potranno diventare compostaggio e rifertilizzare i campi da cui provenivano. Le università finaliste di tutto il mondo si sfidano a Versailles, dove le abitazioni progettate devono essere realizzate sul posto e abitate. Il mare più bello d'Italia è a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, che si conquista le 5 vele della guida blu di Legambiente e Touring Club. Per le isole minori il riconoscimento va a Santa Marina Salina e sono 7 le località lacustri che conquistano le 5 vele nella classifica dominata dal Trentino Alto Adige. Dall'insalata al dessert, con la bella stagione i fiori sbocciano anche a tavola, dal più comune fiore di zucca alla lavanda, dalla magnolia al nasturzio. I fiori più utilizzati in cucina, quelli di acacia e di sambuco. Prima di avventurarsi, però, qualche raccomandazione. Sconsigliato raccoglierli in città lungo le strade, meglio farlo al mattino ed è bene munirsi di un manuale per non incappare in specie non commestibili. Dopo la bomba d'acqua che ha investito Roma è allarme rischio idrogeologico. Stando ai nuovi dati dell'autorità di bacino del Tevere, a Roma ben 1.135 ettari sono ad elevato rischio idrogeologico, aree dove vive una popolazione di oltre 17.000 abitanti. In totale, il territorio a rischio tra lieve ed elevato è addirittura di 11.180 ettari, dove vive una popolazione di 231.414 romani.